Uè, ragazzi, bentornati! Oggi vedremo l'arco tubo a vuoto. Fucile di precisione, arco, tubo a vuoto, spara una freccia che cade nel tempo, danno gittata e velocità aumentano con il tempo di carica, ottenibile sopravvivendo per mezz'ora nella Frostnight congelamento finale e sarà l'ultima per quest'anno. L'arco tubo a vuoto è il quarto arco inserito su Salva il Mondo. L'abbiamo percato con un doppio danno critico e un doppio livello critico, l'elemento sull'arco tubo a vuoto non è modificabile come tutto il set tubo a vuoto e la sua perk particolare è quando elimini un nemico con quest'arma sprigiona un fulmine a catena che colpisce fino a 6 nemici, può verificarsi solamente ogni 4 secondi. Questo fulmine a catena comunque molto simile alla perk del Cyberclope, molto simile alla perk della rivolta fondatore, con un danno neanche troppo elevato, quindi non possiamo fare molto affidamento su questa utilità. E come arco, del resto, essendo di natura, è meglio utilizzarlo contro i nemici di tipo acqua. Anche questo un arco che non infligge danno ad aria se non appunto quando entra in funzione l'ultima perk, quindi un arco da bersaglio singolo e una volta ogni 5 secondi pure da bersaglio multiplo, ma come vedrete non ha un danno abbastanza elevato da poterci affidare a questa perk, però come danno sul colpo singolo si avvicina molto all'arco black metal, con la differenza che comunque l'arco black metal è di fuoco e ha tanto impatto, questo non ha tantissimo impatto, anzi è quasi nullo, rispetto alle armi tubo vuoto che comunque hanno la caratteristica di stordire non stordisce nemmeno. E che dire, quindi vi consiglio di utilizzarlo proprio come un vero e proprio cecchino. Sapete, ormai questo è il quarto arco che hanno introdotto su Salva il Mondo, quindi se ripensiamo un po' anche all'arco esplosivo e tutto l'hype che si era creato per il primo arco esplosivo, era più che giustificato. Comunque tutti questi archi che sono usciti fino ad ora non posseggono un danno quanto l'arco esplosivo, o almeno non riescono a essere comodi quanto l'arco esplosivo, perché è un conto utilizzare l'arma in una partita comunque con i tunnel dove andiamo a mirare solo agli smasher e ai mostri della nebbia occasionali, ma un'altra cosa è provare a difenderci con quest'arma nel momento in cui ci pushano 1000 zombie. Certo, la sua ultima perk è molto utile in certi casi, ma come vi ho detto prima, non possiamo fare affidamento su di essa. La build di eroe che ho utilizzato, ovviamente con Genesi Coniglio in cursore, che mi incrementa i danni critici dei fucili di precisione. Poi raga, sapete, la build che uso per gli archi è sempre la solita, ritorno di fiamma, i wafer, eccetera eccetera. Comunque ovviamente con ogni build ogni arma diventa forte, e in questo caso è ovvio che sul colpo singolo quest'arma faccia il devasto sugli smasher. Però allo stesso tempo, se utilizzata senza questa build, non riusciremo mai a estrapolare questo potenziale neanche sul bersaglio singolo. Comunque che dire, la sopravvivenza di Frostnight per mezz'ora è molto molto semplice. I miei consigli sono o di costruire un mega fortino, o addirittura rallentare durante le ondate, visto che comunque non sono a tempo ma sono a uccisioni. Quindi non abbiate fretta di killare tutti gli zombie, perché più aspetterete, più farete i 30 minuti più facilmente in sostanza, senza che vi spawnino smasher, streghe, eccetera eccetera. E comunque è sempre un pezzo della nostra collezione tubo vuoto. E adesso, dopo avervi parlato dell'arco tubo vuoto in sé, vi espongo la mia personale opinione. Personalmente continuo a preferire archi come quello esplosivo oppure quello idraulico. Comunque che riescono a infliggere un danno ad area, riescono ad avere comunque anche tanto impatto per autodifenderci, e in questo caso questo arco tubo vuoto è molto utile per quelli che sono magari gli smasher, i mostri della nebbia che arrivano da lontano, ma solamente se è una missione di tipo acqua, perché se ci capita una missione di tipo fuoco già andremo a perdere molto, se ci capita una missione di tipo natura vabbè anche lì va ancora bene. Una missione con gli smasher fisici anche in quel caso può andar bene, ma al massimo del suo potenziale lo estrapoleremo solamente contro i nemici di tipo acqua. Quindi che dire, se anche tu non hai ancora ottenuto l'arco tubo vuoto, mi raccomando, precipitati a effettuare gli incarichi, perché ne vale sicuramente la pena. Io vi invito a farmi sapere la vostra con un commento qui sotto, cosa ne pensate di questo arco. Vi chiedo scusa se questo video comunque dura poco, e quando non c'è molto da dire su un'arma comunque non saprei che altro dirvi, sinceramente. Ci sono mille altre armi molto più interessanti, molto più utili e molto più forti, anche perché con il nuovo meta che traballa, quindi abbiamo un nuovo meta ma ne abbiamo fuori soltanto per metà, quindi tunnel che esplodono a metà partita e tu che devi difenderti da 1000 zombie con questo arco che ne colpisce uno e ogni 5 secondi ne colpisce 6, beh sapete che non è molto vantaggioso. Quindi fatemi sapere la vostra con un commento qui sotto, io la mia ve l'ho detta, per oggi vi ringrazio, noi ci vediamo alla prossima, bella bella!